E anche questa sera in diretta con Punto Sport per parlare di sport o di quello che resta del calcio e di tanti altri sport. Questa sera abbiamo due ospiti molto sportivi, nel senso che hanno fatto della loro vita un po' lo sport. A cominciare da Piero Cacchioli, buonasera a tutti. E Cacchioli Paolo, buonasera a tutti anch'io. Una vita nello sport, dalla Valtaresa. Il figlio che è stato per lungo tempo nella Valtarese e quant'altro. Chi vuole naturalmente fare qualche domanda ai nostri interlocutori lo può fare con 389 5970 243. Intanto vi dico che lunedì prossimo, speriamo di essere in onda tranquillamente, ecco, lunedì prossimo ci sarà Gianmarco Bozzia e poi naturalmente un altro interlocutore. Incominciamo subito, Gian, se sei pronto, ready, quasi pronto per fare questa cavalcata che per un po' di tempo non faremo perché naturalmente il calcio viene sospeso, dilettantistico. Calestanese, Marzolara rinviata, come vedete i rinvii sono all'ordine del giorno, Ghiare Solignano rinviata, Juventus Club Parma Traversetolo rinviata, Palanzano Biancazzurra 0-0, Real Baganza Casalese rinviata, San Leo Fontanella Tese 1-4, Soragna Valtarese 2-1 per questa classifica. Soragna solitaria in testa 7 punti, Solignano 6 per una partita in meno, Fontanella Tese 4 con Real Sala Baganza, però una partita in meno, tutte e due, Biancazzurra 4 invece a piene partite, Team Traversetolo 3 una partita in meno, Marzolara 3 due partite in meno, Ghiare 2 con una partita in meno, Casalese 1 due partite in meno, Valtarese piene partite e a un punto, Calestanese due partite in meno, un punto, Palanzano due partite in meno, un punto, a 0 Juventus Club San Leo. Ecco, già da qui, poi è una domanda che farò a voi, che senso ha questo campionato? Sono più rinvii delle partite giocate. Vabbè, prossima domenica non c'è, per cui saltiamo tranquillamente, seconda categoria, Bardi-Valgotra 1-0, Bedognese-Vicoferti 2-2, deve essere stata un'ottima partita, Mercury-Lesignano 2-0, Montanara-Fulgo-Fornovo 1-1, Terre Alte-Compiano, il grande match, rinviata, Vianino-Sivizzano-Fraore 0-3, per una classifica che vede Bardi 7, Mercury una partita in meno 6, Montanara 5, Fraore 4, Terre Alte-Bercetto 4 una partita in meno, Bedognese 3, a piene partite, Lesignano meno una partita in meno 3 punti, Vicoferti le 2, Fulgo Fornovo 1 ma due partite in meno, Valgotra 1 piene partite, Vianino Sivizzano 0 una partita in meno, Compiano meno 1 perché gli è stato dato un 3-0 e un meno 1 in classifica ma due partite in meno. Questa è un po' la nostra storia e qui la nostra storia finisce così. Io quando un po' di tempo fa avevo detto una cosa stranissima dove sono stato giudicato, ecco perché devo dire che l'amico Paolino a volte è lungimirante veramente e lo saluto, ma dicevo, ho detto una cosa strana che a molti delle nostre squadre così, è stato come uno schiaffo in faccia, ecco. Ho detto non ha senso partire per poi fermarci, era molto meglio tentare eventualmente una partenza primaverile sotto Pasqua. Io non so voi come la pensate, ma cominciamo da qui. Ma io sono convinto che quello che abbiamo visto lì, le partite classifiche parlano da sole, non ci abbiamo bisogno di... No, non è vero sto campionato. C'è bisogno di tanti commenti, non si doveva partire, non si doveva giocare, perché lo sapevamo tutti che non si sarebbe arrivati da nessuna parte. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, perché tutti noi... Gli abbiamo detto dall'inizio che si faranno due o tre partite e poi si sarebbe finito di giocare. Quindi non capisco, sì, la federazione sicuramente ha voluto intascare l'iscrizione o tutto un giro di soldi. Tutto un po'. Qualche squadra, io sono convinto che abbia giocato, io voglio essere molto chiaro, qualche squadra sono convinto che ci sia senso in campo perché ha giocatori che prendono i soldi e allenatori ben pagati che non volevano rimetterci lo stipendio. Sono molto sincero. Chi non prende niente, come il sottoscritto e tanti giocatori, tanti altri, non interessava sicuramente di andare a prendere il Covid al campo, di rischiare di andare a prendere il Covid. Io dico quello che penso. L'ho detto dall'inizio e lo dirò sempre.
chi aveva un interesse di soldi ha voluto giocare, ha fatto tante firme, tanti fogli, tante riunioni tra presidenti, non è successo niente. Devo dare atto che gli unici che hanno rispettato quelli che hanno detto sono stati quelli del compianto. Gli va dato atto, perché non hanno giocato neanche una partita, o perché non si sono presentati, o per un rinvio o per l'altro, non hanno giocato neanche una partita. Tanto di cappello a loro, che sono stati lungimiranti in quello che avevano deciso di fare. Gli altri hanno fatto un gran polverone e quando hanno avuto la paura di dire adesso non giochiamo, un punto di penalizzazione di qui, di là, e ma dopo, siamo partiti tutti. E non andava bene, non bisognava partire nessuno. Io ho detto, se non andiamo al campo facciamo 20 a 20, 10 a 10, 15 a 15, tutte le partite 0 a 0 e poi vediamo cosa succede. Invece andiamo lì, ci diamo i calci, non succede niente. Facciamo tutto normalmente, come se al di là della preparazione, quello che c'è prima della partita, che tutti rispettano i protocolli, però dopo quando vai dentro non c'è più niente. C'è la partita di calcio che può influire al contagio o no, questo io non sono in grado di dirlo perché non sono un virologo, ma non si doveva giocare assolutamente, si doveva aspettare cosa succedeva d'inverno e poi sta primavera, se si poteva giocare si giocava, se non si poteva giocare dalla serie D in giù o dalla promozione in giù, in prima, seconda, in terza, che vive di calcio sono sicuro che non c'è nessuno. Sì, il problema è che si deve andare a lavorare, è la salute importante. La prima cosa era la salute, era il lavoro, erano le scuole, il calcio dilettantistico poteva benissimo per 4-5 mesi riposarsi. È che anche tutti gli altri sport dovevano partire il primo di novembre, ma anche questo è saltato tutto. C'è stato qualcuno che aveva l'interesse a farlo, la federazione per prima, e ha fatto questo, quel bordello qua che dopo non so come andrà a finire, anche quando si ripartirà a febbraio, a marzo, aprile. Ma io ti voglio far vedere, fammi vedere la classifica con tutti quei puntini che significano tanto della seconda categoria, perché ti riguarda la seconda categoria. È allucinante, un campionato alla terza partita, no? Sì. Terza partita, vedere tutti questi asterischi. No, tu contali. Sono più delle partite giocate. Questo è un campionato che non si ricorderà nessuno chi l'avrà vinto, chi sarà retrocesso o chi sarà stato l'allenatore o il capocannoniere. Questo è il campionato del Covid. Basta, non si ricorderà nessuno di questo campionato qua. Perché non ha senso. Non ha senso giocare un campionato in queste condizioni. Adesso quando si partirà, se si ripartirà, e io sinceramente spero proprio che si riparti più tardi possibile, spererei presto perché non c'è più niente, però a sto punto qua calcio che aspettino a farlo ripartire quando non c'è proprio più niente da rischiare. Cosa succede? Gente che deve recuperare tre partite, gente che le ha giocate tutte, gente che ha giocato con mezza squadra, adesso quando dopo sei tutti a posto, chi deve recuperare le recupera con tutti i giocatori, ma che discorso è questo? Ma come fai a falsare un campionato se vuoi parlare di calcio? Perché dopo devi parlare anche di calcio, se interessa così tanto il calcio dilettantistico. Vai a parlare di calcio in un campionato falsato in questa maniera qua? Guarda, in prima categoria hanno giocato tre partite. Ma stiamo scherzando? Ma uno che vede che sono sospeso quattro partite non è capace al venerdì di sospendere le altre tre? Io non lo so. Se ci vuole uno scienziato, io penso che non ci vuole uno scienziato. Ti passo la palla proprio su questa videata che è veramente ingenerosa. Sì, ma condivido, l'amico Piero, il mister, dice delle cose sacrosante, cioè onestamente non so neanche cosa dire, cioè voglio dire, cioè, non ha senso partire così proprio perché è tutto falsato e principalmente proprio perché adesso siamo in piena emergenza, quindi la partenza che hanno fatto adesso è stata forzata per tutti. Valtarese fa regionare, loro intendono Valgotra, Compiano, tutte le nostre squadre locali della montagna fanno il provinciale, ma non cambia poco, cioè fondamentalmente anche in eccellenza sono state due, cioè nel girone A ho visto tre partite giocate in eccellenza, dopo la Serie D c'è l'eccellenza, eppure questi qua avrebbero continuato, cioè bisogna avere anche un po' di buon senso. Io condivido la cosa che dice lui sul Compiano, cioè che piaccia o non piaccia, questi hanno preso una decisione e l'hanno portata fino al termine, anche magari quando ripartiranno faranno anche fatica, non lo so se ripartiranno, spero che finisca presto sto Covid e quindi ripartiamo tutti insieme, ma loro hanno fatto una cosa coerente, hanno detto adesso noi non partiamo, stiamo fermi, e hanno preso una decisione, poi magari qualcuno non gli saranno stati simpatici, però loro hanno preso una decisione
che io francamente la condivido, perché giocare in queste condizioni non c'è di pubblico, oppure il pubblico viene lì di nascosto, non potrebbe neanche venire, cioè, anche per i giocatori stessi quando vanno in campo, non lo so che spirito vanno fino in pubblico, cioè, fino a che punto poi dopo sto ragazzino magari o un uomo dice vado in campo e poi il giorno dopo dice magari quell'altro scopre che ha il tampone positivo, deve stare 15 giorni, deve andare a lavorare, è tutto, è oppure tutto, ha un'azienda, oppure è titolare di un'azienda, cioè, ragazzi, ma non si sono resi conto questi qua fino in fondo, la federazione, cioè loro devono aspettare un attimino, cioè vedere un po', verificare, cioè cercare di aiutare, cioè anche le squadre locali qua che hanno deciso, secondo me avrete fatto delle riunioni anche in seconda, la Valtarese non so la situazione, quindi hanno fatto un girone, parlando di Valtarese così stiamo sulla prima categoria, hanno fatto un girone tutte di squadre parmensi, no? Perché se guardi hanno fatto diversi gironi, ma non vuol dire niente, cioè sì, magari la trasferta è più corta, ma alla fin fine cosa cambia? Il contatto c'è sempre. Ma io ti chiedo, il Viadana per esempio non può giocare, Viadana è con noi, no? No, la Casalese. La Casalese è lombarda che non può giocare. Lei non potrebbe giocare, in effetti. Non può giocare. Non potrebbe giocare anche perché non gli hanno tolto anche il campo. La Casalese non può neanche allenarsi. Cioè, ma dico, ma chi fa questi protocolli tra federazione e questo governo che di governo ha poco? Dico, voglio dire, si mettano d'accordo cosa devono fare, cosa si può e non si può fare. No, ma poi anche adesso, io non lo so, cosa vuol dire adesso? Ci fermano questi qua fino al 24 novembre? Cioè, io penso che adesso si devono fermare tutti, si devono, secondo me, guardarsi in faccia e dire adesso basta, adesso veramente aspettiamo la primavera, aspettiamo cosa succederà, però adesso, adesso devono tutti dire basta, perché adesso è l'ora di dire basta, ai nostri livelli sto parlando, ci mancherebbe, livelli, altri, non mi permetterei mai di dire, però ai nostri livelli è chiaro che la situazione è abbastanza critica e non peggiorarla, secondo me per andare a fare. No, ma per esempio Paolo, la Valtarese che sportivamente è sceso in campo 3-3, sì, con tutte le sue mancanze e con, parlavo anche con Setti l'altro giorno, con una lunga telefonata, e mi dice io sono costretto a schierare un sacco di 2003 con l'esperienza che possono avere. In questo momento mi mancano due o tre elementi fondamentali che se il campionato cominciava due mesi dopo probabilmente li avrei avuti. Allora, questo è un campionato falsato, come dice Piero, sì, a tutti i livelli. Sì, no, tra l'altro io la seconda partita sono andato a vederlo, sono andato a vedere la Valtarese. È vero, ha schierato tutti, cioè il più giovane, no, il più vecchio, scusa, era forse Michele Zecca, che poi è uscito dopo, che si è fatto male, e poi è rimasto Ghiraldi che è un 94, ma giocato bene, adesso non ci mancherebbe, ragazzi in gamba, bravissimi tutti, però anche lui si sarà trovato in una situazione, secondo me, di dire cosa faccio, cioè... È molto, molto complicato, io so che Ivan ha rinunciato, ma lo capisco benissimo Ivan Martini, cioè non posso dire, cioè, se io ho paura, non è che magari perdo il lavoro, certo. posso fare, cioè ragazzi non è uno scherzo questo, quindi poi la Valtarese ha fatto il suo, ha giocato, ha fatto tutto quello che è, ho sentito anche i ragazzi, mi sono un po' documentato di ieri, ma c'entra poco la partita. Non c'entra nulla. Non voglio neanche commentare, Giovanni? Sono incommentabili. Cioè, non c'è niente da dire sulle partite adesso come adesso. Assolutamente no. L'unica cosa che possiamo commentare e anche così intelligentemente dare retta è quello che vi diciamo ora. Contini Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania,
Il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane, con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità, naturalmente, in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditara. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525973 18. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più, vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditara. Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, di sbrigo, pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Valditara. Savani Paolo, concessionario Sivam, esclusivo per la zona di Parma, specializzato in prodotti per l'agricoltura. Ampia gamma di latte in polvere per lo svezzamento dei vostri vitelli. Mangimi di alta qualità per le vacche da latte. Integratori vitaminici minerali tecnologicamente avanzati per il vostro allevamento. Le migliori varietà di erba medica per le vostre semine primaverili e sementi di frumento e orzo per le vostre semine autunnali, ampia gamma di lettiere per cavalli e la loro alimentazione. Noi del K-Market, le bontà di Camisa, ogni mattina quando apriamo i nostri negozi pensiamo un po' anche a te. Ogni mattina quando accendiamo i nostri fornelli e forni pensiamo un po' anche a te. Ogni mattina quando selezioniamo i migliori prodotti da mettere in vendita pensiamo un po' anche a te. Perché quando tu scegli le nostre torte salate, la nostra pasta fresca ripiena, i nostri primi piatti, i nostri dolci, i nostri funghi, l'ortofrutta, la carne, è bello sapere che porti in tavola prodotti fatti con cura e passione, nel rispetto della tradizione della nostra terra, per la gioia della tua famiglia. E per un regalo gastronomico speciale realizziamo insieme a te le confezioni più belle e ricercate. K-Market, le bontà di Camisa ti aspetta a Tarsogno, a Gotra di Albareto e a Borgo Valditaro, tutti i giorni, anche i festivi. K-Market, le bontà di Camisa, da sempre una storia familiare. Al pettine, uomo, donna, bambino, vi aspetta a Bedonia, Parma, in via Garibaldi 74. Troverete novità, colori, sempre in evoluzione, consulenza gratuita per ogni tipo di capello e cute. Esperienza, continui studi e aggiornamenti vi daranno la possibilità di esprimere al meglio la bellezza dei vostri capelli. Un nodo al pettine vi aspetta in via Garibaldi 74, Bedonia, Parma. Centro Legno di Squeri Callalberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro, 0525920068. Pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca, il numero 1, certificato A1 dunque. Prezzo promozionale per tutto il mese di novembre, 4,64 al sacco di chilogrammi 15, il vero e unico professionista del legno Squeri Callalberto. Grazie a tutti questi sponsor che anche in questi momenti davvero problematici per il paese, ma soprattutto per paesi di montagna, per un emittente come la nostra, sono stati vicino alla trasmissione sportiva e a tutto il resto di RTA. Io ringrazio la Combeck che mi ha anche fatto risparmiare un capo d'abbigliamento, perché mi ha dato l'opportunità di sfoggiare un bellissimo giubbetto targato Combeck. Grazie Walter e un saluto e buon lavoro, perché tutte le aziende davvero in questo momento meritano un in bocca al lupo straordinario. Bene, voglio salutare anche un altro carissimo amico, se è molto sportivo, che questa sera ci guarda, l'amico Bazzani, definito Highlander, che quando ho detto c'è Piero in trasmissione ha detto allora me lo saluti. Vuoi dire qualcosa a questo leggendario personaggio?
Sì. Dottor Bazzani, meccanico, mio meccanico di fiducia, è stato mio capitano per 4 anni al Borgottaro, un grande giocatore, un ragazzo bravissimo, è una persona d'oro. Ecco, lo saluto tanto anch'io, ma intanto io lo vedo sempre, purtroppo ho le macchine che si rompono e quindi devo vedere. Però fai dei sorpassi un po' così. E sorpassare sorpasso, sì. Mi sembravi Vittorio Gasman nel sorpasso l'ultima volta che ti ho visto. Vabbè, cerchiamo di sdrammatizzare un po' questa sera, e ricordando che c'è Gianmarco Bozzia, uno degli ospiti la prossima settimana, un ospite molto atteso, e poi spero di avere colui che prossimamente tengo tantissimo. Vabbè. La domanda è questa: dunque, questi geni del pallone e della politica hanno pensato di darci una data, questi geni, sottolineo geni, non so che scuola abbiano fatto, però geni, ecco, ci hanno dato come ripartenza il 24, se non sbaglio, di novembre. Ma vi allenate? Come è arrivata questo 24? A me se non concesso. Penso che non ci si possa neanche allenare, secondo me, momentaneamente. Quindi non so come arriveremo al 24. Già siamo arrivati male, chi ha rispettato tutto non è arrivato male all'inizio del campionato, perché noi abbiamo fatto pochissima preparazione, non abbiamo fatto neanche un amichevole. E quindi arrivi in qualche maniera all'inizio del campionato, adesso stai fermo ancora, poi devi ricominciare a giocare quando comincerà a venire brutto tempo, perché penso che novembre non verrà l'estate, neanche se l'inverno dicono che non viene più, sicuramente non arriverà l'estate, e quindi non so come partiremo. Io vedo che ci sono già gente che ha dei problemi, chi la schiena, chi i crampi, chi una cosa, chi l'altra. Torniamo al discorso di prima, non so come si farà, come faremo, cosa succederà. Io penso che, a parte che il 24 non si parte sicuramente, il 24 febbraio non si parte sicuramente. Piero, c'è un messaggio per te che dice: un uomo di sport come te, uno tutto ad un pezzo come te, come accetta questa situazione? Ah, è intrigante come domanda. Ma io lo accetto tranquillamente. Ecco, chi vuole naturalmente non mandare un messaggio. Mi dispiace anche perché... Perché tu il contatto con i tuoi giocatori è essenziale, sì. Adesso non lo puoi avere. Eh sì, però bisogna lasciar perdere certe cose e immedesimarsi in quello che sta succedendo, anche se si sa che magari è dura, però dopo bisogna conviverci ragazzi. Penso che lo sport, come ho detto prima, lo sport per noi è divertimento. In questo momento penso che devi arrivare a capire che non ti stai divertendo. Sinceramente, come fai a divertirti? Non ti puoi divertire, come ha detto anche il Devo con una lettera. Questo non è calcio. Non è mica calcio. Quindi lo accetti. Non accetti questa situazione, perché è una situazione che sta diventando drammatica, e quindi il calcio passa in secondo piano. Ci pensi o non ci pensi? Io vedo che adesso, se prima ci pensavi, dico una cosa, 2 ore al giorno, adesso non ci... Neanche 10 minuti. Sì, ti viene magari spontaneo un attimo, poi dopo ci passi sopra, perché purtroppo ci sono cose più importanti. Maggiori, più importanti. Paolo, io ho portato questo giornale che è di qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport, non possiamo fare i primi piani perché ovviamente... L'accesso allo studio è a 3 persone, di più non possono entrare. La settimana scorsa, lunedì, io ho fatto capire che in settimana ci sarebbe stato qualcosa di nuovo che riguardava. Si vede poco, però credo che si possa intravedere un borgotarese per noi molto importante. Questo è Marcello Gazzola, che naturalmente passa dal calcio giocato, dal calcio agonistico, ad un calcio molto tosto, è vero, in giro per il mondo, è vero, dietro una scrivania, ma è vero che non si può sbagliare neanche lì, è vero o no? No, hai ragione, però secondo me è affascinante la cosa che, se lui farà l'osservatore, è sempre bello scoprire nuovi talenti, andare sui campetti, vedere i ragazzini, i ragazzi,
magari viene qua al Borgo, trova un altro Marcello, speriamo, dai, che io mi auguro tanto che un altro borgottarese come lui, come Gianmarco Bozia, Del Grosso, tanti altri. Borzone. Fabio Borzone, il grande Fabio, insomma, che scopra un talento anche ancora qua da noi, anche se ce ne sono ancora, c'è qualche ragazzo che gioca già nel Parma, negli allievi di Borgottaro, c'è qualcheduno. Però tornando a Marcello, ha fatto una carriera straordinaria, ricordiamoci 320... No, ti leggo, così poi commenti. Sì, giusto, 335 giusto. Partite da professionista, cioè, e qui non credo che ci siano gli amichevoli, sono proprio quelle di campionati. Certo, no. 5 gol, che non sono tantissimi, però già passiamo agli assist che hanno permesso di andare in gol i compagni, che sono ben 19. Secondo me i numeri scarseggiano un po', sì. Sono un po' diversi. E poi, ragazzi, minuti giocati, qui siamo a dei numeri incredibili, pazzeschi, 26.000 minuti giocati, è una cosa... No, Marcello avrebbe fatto comodo anche al Parma di ieri, tra parentesi. Ieri ho visto un pezzo del Parma e sulla fascia, se c'era, avrebbe fatto non bene, benissimo sicuramente, però ci mancherebbe altro. Poi le scelte loro interne, poi vado certo, io sono contento che lui abbia fatto questa scelta per vedere il futuro suo come osservatore, poi magari, perché no, come allenatore, chi lo sa, che magari è talmente giovane, perché voglio dire, cioè 35 anni, Marcello è giovanissimo, certo. Cioè si avvicini poi dopo altro, tanto che rimanere nella società e dare insomma, io sono contento che Marcello segua questo percorso, perché ribadisco, trovare dei giovani talenti è sempre, non è facile, però Marcello avrà la capacità, come ha giocato tanti anni, avrà la capacità di trovare e riuscire a trovare nuovi talenti, di far bene come sempre fatto nella sua carriera. Tra l'altro non credo che visioni solo i giovani, ma anche altre cose, perché da ogni indiscrezione sembra che lui sia in una partita di Europa League, dunque ad osservare. Ah, allora ancora meglio, se te mi dici questo, che io pensavo osservare, è ancora qualcosa di più importante forse. No, allora te mi dai la notizia che quindi ancora meglio, perché allora seguirà giocatori. Almeno penso, se le indiscrezioni non sono, chiedo scusa se non fossero esatte. Poi magari quando lo intervisterai, che verrà sicuramente qua da te a trovarti, magari poi chiederai e lui ti dirà quello. Ecco, e questo legame che malgrado l'abbia condotto in giro per l'Italia per 20 anni, forse anche di più, e che non si è mai spezzato con Borgottaro, con i suoi vecchi amici, con i suoi nuovi amici, ecco, cosa ti fa pensare di questo ragazzo? Sicuramente che è legato qua alla montagna, a tutti i suoi genitori, alla famiglia, alla sorella, tutti quelli che... Il fatto che sia ritornato qua è fondamentale, di dire che le sue radici sono qua da noi e lui non le ha mai tradite, non le ha mai lasciate, è sempre rimasto qua. È sempre un ragazzo, io mi ricordo quando aveva 15 o 16 anni veniva in negozio da me, e io poi lo ricordo dopo, adesso un po' che non lo vedo, però l'anno scorso, 2 anni fa, quando lo vedo è sempre gentile, carino, disponibile, sempre 2 parole. È un'umiltà incredibile, proprio è come lo vedi sul campo, poi fuori dici, io per esempio ho conosciuto Bobo Vier, faccio un esempio, così casualmente, è l'incontrario, cioè, sul campo, cioè fuori dal campo ho visto una scena che ho detto, meglio non commentare, infatti è meglio non commentare, invece lui è sempre stato umile, l'umiltà è la cosa... che ha sempre avuto dentro, anche quando è diventato capitano del Sassuolo, Europa League, ha fatto una carriera incredibile Marcello, se ci pensiamo, eppure lui è rimasto sempre umile, vicino al paese, vicino alla montagna, vicino ai suoi genitori. E poi una cosa molto bella in un calciatore, che alcuni lo dicono, altri no, è sempre
Il momento del ringraziamento ad alcune persone insostituibili, che sono la famiglia, cioè i genitori, e in questo caso Michela, che è la moglie, certo, e certo, i suoi bimbi. Lui non li dimentica mai, questo è molto importante. Poi sicuramente avrà passato anche dei momenti difficili, perché all'inizio della carriera, quando è andato, ricordiamolo, perché è andato alla San Benedettese, poi è andato, mi ricordo, alla Turris, poi è andato al Venezia, poi ha preso il Catania. Sì, ha fatto un percorso, poi è andato a Avellino, poi adesso non mi ricordo se prima o dopo l'Avellino, poi è andato a Ascoli, poi dopo Ascoli ha fatto una carriera incredibile. Sì. Secondo me da lì è partito veramente il Marcello vero. Sette anni a Sassuolo sono una storia. Anche Ascoli secondo me ha ricordato, certo, molto bene. Sì, sì. Io ho conosciuto della gente di Sassuolo che gli vogliono ancora bene. C'è il fan club. Sì, sì, no, per dirti, quando ho detto, ma Marcello degli Azzole di Borgotaro, certo, mi dice un camionista che viene lì da me, no? Ma cavolo figlio, ma per noi era un idolo. Cioè, ne parlano ancora, nonostante che era già andato via, che era già andato al Parma, eppure ancora a Sassuolo è rimasto nel cuore, che questo è bellissimo, certo, perché se ci pensi è bellissimo. Vuoi dire due cosine anche tu, perché mi sembra giusto, su Marcello? Ma ha detto tutto Paolo, penso che Paolo abbia spiegato benissimo cos'era Marcello, sia nel calcio sia come persona. Io l'ho visto da ragazzino, l'ho visto quando era il Borgotaro, giusto? Lui viene dal Borgotaro. Sì. L'avevo visto al Borgotaro e a volte rivederlo adesso mi sembra di vedere quel ragazzino. Vedo sempre quella faccia da bravo ragazzo. Ha una faccia che, come la vedi, vedi che è una brava persona. Anche se io non ho più avuto l'occasione di parlarci, oppure non ci ho mai parlato, però noti subito che deve essere una persona d'oro. La carriera parla da sola. I numeri sono quelli, quello che ha fatto lo sappiamo, forse ha raccolto anche poco meno. Quello che ha seminato, certo. Sì, sì. Perché sì, io sì, l'ho seguito quelle partite che facevano vedere in televisione e a volte è stato criticato dai giornali, a volte è stato escluso, che forse non meritava né di essere criticato né di essere escluso. Bene, questa te la dovevamo, in bocca al lupo Marcello, da tutti noi e da tutti coloro che ti vogliono bene, ma soprattutto che sanno che il pallone di solito rotola. Consigli. Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgotaro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocarro o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24/24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car, autocarrozzeria Borgotaro, veloci e professionali. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Valditaro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Valditaro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo. Macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97 447. Caffè dintorni, vendita a capsule e macchine per caffè e solubili, a partire da Euro 19. Da noi puoi trovare
Cafitali, Italy, S Caffè, Covim, Moccador e Caffè Toscano. Trovi anche capsule compatibili di Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza Point, Lavazza a modo mio e Lavazza Firma. Vi aspettiamo in Via Nazionale 36 a Borgo Valditaro. Una grande novità, e bevi un buon caffè. Caffè dintorni. Centro Polivalente Atlantide a Bedogna in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno. Camping per il vostro relax in un ambiente unico. Tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedogna. Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà. Dalla passione per la moda e l'amore per i bambini nasce Dudu, abbigliamento 0-16 anni. Il negozio è piccolo ma accogliente, caldo, come se fosse casa. Un luogo fatto di fiabe dove tutto è animato, colorato al punto giusto, con piccoli dettagli che sanno fare la differenza. Dudu cerca di accogliere e sorprendere con gentilezza tutti i suoi ospiti. La selezione di marchi è ricercata e si distingue dal solito. Passa da prestigiosi marchi internazionali fino al medio in Italy di eccellenza, tra i quali Guess, Liu Zhou, Fred Mello, Bisou, Please, Dixie, Iros, Pyrex, Scout e le scarpe Two Stars per femmine, maschietti e, perché no, anche per le mamme più fortunate. Iniziare bene la giornata è importante. Bar Boomerang, le vostre colazioni, i vostri aperitivi, soli o con amici, o semplicemente un momento di relax. Bar Boomerang a Borgo Taro. Bar Boomerang è pieno di proposte, dalle caldissime crepes ai panini davvero sfiziosi e tantissimo altro. Lo sportivo può inoltre vedere tutti i grandi eventi in diretta TV. Bar Boomerang a Borgo Valditaro, piazza Lauro Rossi 5, per scoprire un mondo magico. Bar Boomerang, la scelta giusta. Centro Legno di Squeri Caldalberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro, con telefono 0525 920068. Pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca, certificato 1. Prezzo promozionale per tutto il mese di novembre, 4,64 € al sacco di chilogrammi 15. Il vero e unico professionista del legno, Squeri Caldalberto, a Borgo Valditaro. È importante sottolineare. Bentornato allo spot nuovo di Dudu, di Corinne, che prima di lei c'era proprio Michela, la moglie di Marcello Gazzola, per cui ringraziamo naturalmente anche questo negozio ulteriormente, perché è stato gestito anche dalla moglie del nostro grande campione, per cui in bocca al lupo alla nuova gestione di Corinne, che da un po' di tempo lo gestisce. Bene, allora torniamo a noi, torniamo allo sport. Ecco, naturalmente sospesi tutti gli sport, dalla pallacanestro al calcio, pallavolo. Ecco, per esempio pallacanestro, c'era Mirko ieri lunedì scorso, che sembrava fosse quasi sicuro che si incominciasse a giocare il primo novembre, poi stop anche a questi sport. Ecco, naturalmente prima la salute, Piero, e siamo tutti d'accordo, ma tutte queste limitazioni fanno male allo sport dilettantistico, proprio a livello dentro, interiore, e a tutte le cose sociali che lo sport e anche la musica possono trasmettere ai giovani, ma anche ai meno giovani? Sicuramente fa male davvero non riuscire a fare quello per il quale c'è una passione. Fa male psicologicamente e fa male fisicamente, logicamente, che ci tiene veramente a fare dello sport, sicuramente ne soffre. Perché gente abituata tutte le settimane a allenarsi due volte, andare in palestra, a fare lo sport per il quale vivi, non per modo di dire. Perché dopo il lavoro uno pensa allo sport, uno che ha la passione pensa allo sport. Infatti vedi la stessa palestra di sera, la gente finisce di lavorare, passi lì, neanche più quella c'era la palestra con le macchine, con murata di macchine fuori. Quindi penso che sia un problema, però d'altronde collegato sempre a questo, non può essere che tanti sponsor abbandonino
o comunque ridimensionano in modo vistoso gli aiuti che danno allo sport? Sicuramente penso che saranno già diminuiti già adesso. Io non sono mai entrato sul discorso con nessuno, però penso che con la crisi che c'è stata, con la gente in cassa integrazione, con tutto quello che c'è e quello che la gente sospettava che saltasse fuori, penso che di sponsor non ce ne siano più una grossa quantità, almeno la penso io, poi non so, magari sto dicendo una stupidata, però non siamo in un periodo, penso che se vai da uno, se prima ti dava 10 ti ridia 10. Secondo me se prima ti dava 10 adesso magari ti dà sempre qualcosa ma ti darà 5. Non c'è più il pubblico, non sai quando giochi, niente, tutto aleatorio. Puoi anche buttare via dei soldi che non hanno più un ritorno, perché è un bel problema, però ripeto, le priorità penso siano altre. Dispiace, perché dispiace a gente come noi, dispiace per i ragazzi giovani, ecco, io penso soprattutto sia un problema, al di là che per la gente che gioca in categoria, sia un problema ancora più grosso per i ragazzini, che magari perdono un anno, non so come funziona, cioè un ragazzino che sta fermo un anno di un settore giovanile, quando ricomincia, non so se tutti avranno la voglia di ricominciare, se quando ricomincia hai perso un anno, hai saltato un anno. Secondo me diventa un bel problema per i settori giovanili più che per noi. Noi sì, logicamente sai gente di 43 anni che giocano, l'anno prossimo magari era l'ultimo campionato, l'anno prossimo non ce l'hai più, tanto per dire. Però penso che sia un problema proprio per i ragazzi e per i ragazzini giovani. Sarà già un problema perché già per i genitori che prima andavano al campo, adesso dovranno... Perché era anche uno sfogo, giustamente, no? Dovranno trovare il sistema di occupare il tempo in altre maniere. Perché adesso anche quei bambini lì, quei ragazzini lì, 2 o 3 volte alla settimana più il sabato erano impegnati. Adesso li devi già trovare l'impegno per questi giorni qua, perché non è semplice neanche per i genitori, rifare tutta una vita di un ragazzino di 10, 11, 12 anni. Penso che questo sia un bel problema da risolvere, al di là dei problemi di quelli che hanno 20-25 anni, che dopo magari ce ne fanno più una ragione, penso, che un ragazzino. Anche perché un ragazzino dopo magari la gira sulla play, la gira su quei giochini lì, che dopo quando è ora di ricominciare a giocare al calcio, magari qualcuno lo perdi anche. Io penso così. Paolo, tu come la pensi? Perché questo è un argomento che magari qualcuno tocca e qualcuno schiva. Non so cosa dire, perché c'è tanti anche qua, cioè io posso dire, insomma, condivido, però magari sei ragazzino, un tempo noi eravamo sempre in strada, no? Faccio un esempio, cioè praticamente eravamo sempre fuori, sempre. Adesso c'è anche questo problema, che stanno in casa lo smartphone o la PlayStation e quindi era uno stimolo in più per farli muovere anche questi ragazzi, perché bisogna dirlo, perché noi andavamo a giocare per strada a calcio, cioè non c'era bisogno, poi magari qualcuno andava al campo, ma comunque giocavi, eri sempre col pallone. Cosa succede? Che qui il mondo è cambiato e anche i ragazzi sono cambiati e i bambini sono cambiati. E cosa vuol dire? Con questo stop qua sarà ancora, come dice lui, sarà ancora peggio, perché si abituano sempre di più a stare in casa e si diventa pigri, e quindi c'è quello un po' più energetico, che ha più energia, quindi, però la maggior parte magari comincia a dire ma sì, ma io che ci vado a fare? Allora anche per il genitore dice ma dai, questa era una scusa di portarli al campo, di farli giocare, di stare in gruppo, di imparare qualcosa, perché poi si impara, lo sport è anche educazione, l'abbiamo detto tante volte, cioè tante per i bambini, è un po' la vita, no? Lo sport. Allora dico, cosa succederà adesso? Con questi bambini come fai? Le fai uscire, poi subentra, come abbiamo detto prima, la paura. Questo è un altro problema, perché in effetti anche loro hanno bisogno di sfogo, perché sì, la PlayStation, però dopo un po' dicono, cavolo, io mi ricordo quando ero bambino, tutti noi ci ricordiamo, avevamo un'energia che non potevi star fermo. E fermare tutta questa roba qua è un po'...
sarà un po' un problema anche farli ripartire, tanti ripartiranno, forse tutti, forse qualcuno no, boh, speriamo che sconfiggiamo presto sto Covid qui e che ritorniamo un po' alla normalità, via, io spero tanto che per tutti, per l'attività, per gli sponsor che abbiamo parlato, che hanno aiutato tanti, tanto il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, cioè chiunque, il pallavolo. Sai, finché non si trova una soluzione a questo Covid qua, è tutto, siamo tutti precari, dalle giovanili al calcio, ai lavoratori autonomi, e quindi siamo tutti legati da un filo. Certo. Però è una catena. È una catena. E noi cerchiamo di anch'io cerco di dire, ma speriamo che poi, sai, il genitore cercherà, cioè, avendo la paura, dirà al bambino di stare in casa, anche quando poi ripartiranno diranno saremo sicuri, non saremo sicuri, cioè, anche lì subentrerà la paura, boh, chi lo sa. Però io penso che la maggior parte dei bambini, dei ragazzini che fa sport, secondo me ripartirà, il 95% ripartirà, ci sarà uno o due magari, però alla fin fine io quando sento i bambini non vedono l'ora anche di giocare anche un po', cioè chi ci va al campo gli piace giocare a pallone, perché? Perché è l'unico. Noi giocavamo prima, giocavamo nelle strade e dove capitava, e loro hanno quello sfogo lì quando vanno agli allenamenti di prendere la palla e di far due tiri, perché poi e gli manca giocare nelle strade, eh? Gli manca perché era bello, perché adesso non si può più, ma gli manca, io sono convinto che dovrebbero giocare di più nelle strade, perché lì impari la testa, secondo me Aldo, ma io dico, lo dice sempre infatti, lo dice sempre, ma non solo, anche Lollo Piscina mi diceva sempre che giocava sempre, ci faceva la porta, che decidevano che magari quello che era un portone e da lì giocavi, no? E lì imparavi veramente la tecnica, dovevi, perché poi la spazi ristretti lì imparavi, perché la palla terreno di gioco non troppo, ce l'avevi la palla, cioè non è che stavi tanto, e lì era il divertimento che avevamo, perché la palla, poi ricordiamo che il calcio è un gioco di poveri, non è che, cioè, io ho visto il film di Pelé, no? Faccio per citare Pelé, quando era nelle favelas giocava con degli stracci, tiravano su gli stracci, facevano una palla e cominciavano a far girare questa palla, cioè voglio dire, cioè, è lì che è nata, adesso poi è diventato uno sport d'élite, perché poi, però il calcio è uno sport di poveri, perché ti ho detto una palla e poi 20, il resto è naturale, è tutto naturale, qualsiasi, certo. La porta la puoi fare in qualsiasi maniera, sì, puoi, sì. Cioè lì giochi, cioè, ecco perché è così popolare, è popolare proprio, certo, per quello, secondo me, cioè. Una domanda uguale per due, collegata però a quello che avete detto, tolto al popolo, soprattutto ai ragazzi e ai più giovani, la passione dello sport e della musica, non ci sarà un impoverimento generale di tutti noi? È una domanda difficile che merita una risposta complessa. Vedremo, lo vedremo se ci darà un impoverimento. Sicuramente non ci darà un grosso guadagno, non ci farà guadagnare niente. Sicuramente qualcosa perderemo. Avremo perso un anno o più di un anno di si può dire, non di vita, ma di divertimento, di spensieratezza, di... Abbiamo perso tanto, penso, in quest'anno qua perdiamo tanto. Io sono d'accordo, cioè un anno un po' come quando avevo fatto il militare, che avevo 18 anni, non mi ricordo. Cioè dicevo, non vedo l'ora che finisca, allora anche qua dico, non vedo l'ora che finisca sto Covid quest'anno, per poi riuscire poi tutti noi a sorridere ancora, a andare al campo per divertirci, non come adesso che lo facciamo, ma magari anche con paura, e dire adesso andiamo tutti a vedere il Val Gotra, Valtarese, il Compiano, il Bardi, il Bedogna, cioè chiunque voglia andare a vedere, e sarebbe bellissimo, cioè io dico, delle volte ci vuol poco, però la domenica magari quando vedevi vincere la tua squadra
prima del Covid, sto parlando di non so, tifoso del Val Gotha, del Vattarese, del Compiano, della Terre Alte, delle nostre squadre locali. E beh, insomma, andavi a casa, io ero contento, dico la verità, certo. Quando vedevo, allora era un momento poco, ma però ti rendeva felice, no? Ti rende felice. Allora speriamo che ritorna un po' tutto questo mondo, non solo sportivo, ma... Ma poi era bello perché si andava al bar, mi ricordo, a commentare la vittoria del Valtarese, che so io, oppure ad Albaretto la vittoria del Valgotra e quant'altro, a Bardi la stessa c'era cosa. C'era anche un po' di sfottò, ma, sì, un po' di sfottò, ma sempre bello, sempre elegante. E faceva passare la domenica, dai, diciamocelo, perché... Spero di ritornarci presto, ribadisco per l'ennesima volta, e poi vedremo cosa succederà. E adesso dobbiamo resistere tutti, anche con un po' di sorriso, perché non è che bisogna sempre buttarsi giù. Però con questo nuovo regolamento, in teoria o in pratica io non lo so, però possono farsi una corsa in un bosco, i giocatori per allenarsi, tenersi in forma, oppure neanche quello si può fare? Penso di sì, che si possa correre, sì, penso proprio di sì. Io non ho letto perché io sto sentendo cosa dicono i dirigenti, o non mi sono messo lì a leggere o a... No, almeno tanto per fisicamente non accumulare dei chili, insomma. Per adesso si possa andare a correre, sì. Poi non è che magari fra 15 giorni salta fuori come prima, che non ti puoi... Neanche più andare in un bosco. Però per adesso si può, adesso penso che non ci sia un problema. Raccogliere castagne si può, E se le trovi, sì. Sempre di sì. Ma hanno detto che non ne hai trovate? No, non ne ho trovate. Allora, però dicono che si possa fare. Si può, si può. Come si può ascoltare qualche consiglio utile? Contini Petroli, Gotra di Albaretto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania. Il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità, naturalmente, in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgo Taro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditaro. Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Valditaro. Savani Paolo, concessionario Sivam, esclusivo per la zona di Parma, specializzato in prodotti per l'agricoltura. Ampia gamma di latte in polvere per lo svezzamento dei vostri vitelli. Mangimi di alta qualità per le vacche da latte. Integratori vitaminici minerali tecnologicamente avanzati per il vostro allevamento. Le migliori varietà di erba medica per le vostre semine primaverili e sementi di frumento e orzo per le vostre semine autunnali, ampia gamma di lettiere per cavalli e la loro alimentazione.
Noi del K-Market, le bontà di Camisa, ogni mattina quando apriamo i nostri negozi pensiamo un po' anche a te. Ogni mattina quando accendiamo i nostri fornelli e forni pensiamo un po' anche a te. Ogni mattina quando selezioniamo i migliori prodotti da mettere in vendita pensiamo un po' anche a te. Perché quando tu scegli le nostre torte salate, la nostra pasta fresca ripiena, i nostri primi piatti, i nostri dolci, i nostri funghi, l'ortofrutta, la carne, è bello sapere che porti in tavola prodotti fatti con cura e passione, nel rispetto della tradizione della nostra terra, per la gioia della tua famiglia. E per un regalo gastronomico speciale realizziamo insieme a te le confezioni più belle e ricercate. K-Market, le bontà di Camisa ti aspetta a Tarsogno, a Gotra di Albareto e a Borgo Valditaro, tutti i giorni, anche i festivi. K-Market, le bontà di Camisa, da sempre una storia familiare. Al pettine, uomo, donna, bambino, vi aspetta a Bedonia, Parma, in via Garibaldi 74. Troverete novità, colori, sempre in evoluzione, consulenza gratuita per ogni tipo di capello e cute. Esperienza, continui studi e aggiornamenti vi daranno la possibilità di esprimere al meglio la bellezza dei vostri capelli. Un nodo al pettine vi aspetta in via Garibaldi 74, Bedonia, Parma. Centro Legno di Square Riccardo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro, con telefono 0525 920068. Pellets di primissima qualità, Bio Pellets, produzione austriaca, certificato A1, il the best, la migliore naturalmente. Promozione, prezzo promozionale per tutto il mese di novembre, 4,64 € il sacco di chilogrammi 15. Il vero grande professionista del legno, Square Riccardo Alberto. C'è un messaggio, ancora per... cosa si prova a ritornare sulla panchina che per tanto tempo è stata tua? Ma subito un grande piacere. E dopo... Ci sono dei commenti da parte di Gianni improponibili. Dopo la normalità. Oh. Comunque è sempre un piacere. Tornare al Valgotha è sempre stato... Non è... il sogno, poi io ci sono stato tanti anni, però mi sarebbe piaciuto ritornarci, ci sono ritornato, ci sono insieme a Rosario Crivaro, che sono convinto che farà un'ottima carriera da allenatore, perché ha tutte le qualità per poterlo fare. Io come sempre, come ho sempre detto, non faccio niente, perché tutte le volte che vengo qua l'ho detto, io facevo niente con Bianco, faccio niente adesso, e quindi mi chiamano per non far niente, io sto lì tranquillo e sono l'allenatore del Valgotha, basta. Cioè il Valgotha l'allenatore non fa nulla. Non fa nulla. Non fa nulla, bene. Non ha fatto nulla con Bianco, non ha fatto nulla con Maggi, non fa nulla con Crivaro. Vabbè, questa è una parentesi che dedichiamo, al visto che abbiamo poco di calcio nostrano, al calcio nazionale. Ecco, come vedi questo campionato, anche questo con problematiche enormi legato al momento, come lo vedi? Questo campionato anche questo è un po' condizionato dal Covid, ma non ne parliamo più, lasciamo stare. Diciamo che così. Lì non c'è. Vorrei sapere cosa sta facendo il Milan adesso. Ecco, adesso Paolo andrà a vedere. Non sa nessuno. Questione di poco, adesso va a vedere. Se il Milan batte la Roma stasera, sono convinto che faccia un grosso campionato. Non lo vincerà perché non ha la potenzialità per vincere, ma sono convinto che farà un grosso campionato. La Juve la vedo un po' in difficoltà, anche perché sono convinto che il maestro sulla panchina non sia un grosso maestro. Doveva fare forse un po' di gavetta prima, poi magari mi smentisce, non parla più neanche una partita. E penso che l'Inter sarà la grande favorita per questo campionato, e noi speriamo, noi da milanisti speriamo di arrivare nelle prime quattro, anche se perdiamo stasera non so dopo come andrà a finire, che il sogno che non svanisca. Ringrazio chi ci manda in diretta, l'amico Stefano, naturalmente Stefano Berni. Ti volevo dire, manca Stefano. Ecco, manca, perché purtroppo non possiamo, in quattro non ci stiamo. Cosa facciamo? Facciamo, io ritengo un risultato buono, 1-1. Sì, un risultato buono. Perché? No, buono io. Caso, per il momento... Se vinciamo stasera...
Beh, insomma, a Roma non è poi malvagio, adesso voglio dire. Stasera non si decide niente, però battere la Roma significherebbe essere veramente sulla strada giusta. Grazie Stefano. Sulla strada giusta, anche se penso che stia già facendo, non un miracolo, ma stia già facendo. Paolo, che poi dopo diamo qualche consiglio. Sì, io dico velocemente, tanto grande Pioli, perché bisogna dirlo, di Parma, della nostra di Barceto, quindi grande Pioli. E meno male che l'hanno tenuto, perché volevano anche esonerarlo, fortunatamente l'hanno tenuto e si vedono i risultati. E poi io seguo un po' il Parma, mi piace, ieri ho detto cavolo, siamo in difficoltà. Però insomma alla fine l'hanno rimediata, insomma in qualche maniera l'hanno rimediata. Il campionato in sé secondo me insomma non è un granché, diciamo verso livellato anche questa Serie A, secondo me è livellato più verso il basso che verso l'alto, e poi anche lì c'è tanti condizionamenti di giocatori adesso ammalati, quindi un po' anche lì un po' un ternellotto, insomma ci sono squadre che hanno 18-19 giocatori, per esempio fuori, che l'Inter blocchino nella Coppa, blocchino quel giocatore quello nuovo Hakimi. E poi dopo non lo era, cioè, certo, poi c'è anche un po' di confusione, io non lo so, però finendo il discorso strettamente, adesso per dire chi è favorito è troppo presto, perché siamo veramente dopo cinque giornate, vedere ancora, ho visto anche la Juve ieri sera è ancora in rodaggio, però a Kulusevski, che quando l'ho visto a Parma ho detto sto qua è un giocatore, perché lui ha tutte le caratteristiche. Io sono un grande estimatore di Pirlo, a differenza dell'amico Piero. Io credo che Pirlo farà, poi magari lo mandano via tra qualche settimana, non vuol dire, anche perché forse non vogliono aspettare, però Pirlo ha un'idea del calcio molto bella, a mio avviso. No, ma io c'è un problema che secondo me ancora la Juve è ancora legata al gioco di Sarri, secondo me, io come l'ho visto ieri sera, anche se lui dà il modulo, cioè ha due tipi di gioco che si differenziano, però secondo me ancora legata al gioco di Sarri. Forse quando si slegherà e prenderà in mano Pirlo tutto in mano lui, allora può darsi che faccia bene, poi vedremo, perché può essere anche che l'inesperienza, come dice Piero, il mister ne sa, perché qui certo, abbiamo un grande mister. Ma chi lo sa cosa, però io vedere la Juve adesso, vediamo tra quattro mesi, vediamo un po', diamogli il tempo, bisogna dargli direi di sì. Allora, due messaggi, uno attento che per adesso è il primo tempo ed è 1-1, perciò Piero vai piano. L'altro invece dice, beh, ma perché non parli di un ottimo giovane come Tommaso Tambini? Perché nessuno mi ha chiesto niente sulla partita, quindi non posso parlare di un ottimo giovane. Ah, beh, ma ci puoi andare? Ma ci posso andare tranquillamente. Tommaso Tambini sicuramente non si scopre con la partita di ieri. Ha fatto tre partite quest'anno, ieri uno spezzone perché non stava bene, è un giocatore importante, è un giovane che sa stare in campo, è un giovane che dà l'anima, è un giovane che sa quello che fa, a tratti è immarcabile, e l'ha dimostrato anche ieri su un campo difficile come quello di Bardi. È un ragazzo che se continua così potrà sicuramente dire la sua in seconda, ma anche in qualche categoria più della seconda. E allora, intanto che ho parlato di Tommaso Tambini, posso parlare di un altro ragazzo che era fatto una grossa partita, che è Bardini, che ieri ha fatto il terzino. È la prima partita che giocava, penso, in categoria, non si è fatto intimorire sicuramente dall'avversario che marcava, ha disputato una grossa partita, non ha sbagliato quasi nulla, e ieri quindi, giocando a Bardi contro la prima in classifica, non era facile. E allora, dato che abbiamo parlato di questi due, parliamo anche di Cappella, esatto, e di che ieri non ha potuto entrare in campo perché era infortunato, e quando è stato chiamato in causa ha dato un buon apporto, e di Del Nevo, che anche lui era infortunato, e nelle altre due partite precedenti mi hanno detto che col Bedonia, che io non c'ero, è stato uno dei migliori, e a Berceto ha già fatto il difensore centrale disputando un'ottima partita. Adesso penso di aver parlato di tutti i giovani, era giusto dire. Potrei parlare di un altro giovane, non so, potrei parlare di Bassolino.
che anche ieri ha fatto una partita incredibile. Peccato che ha il doppio degli anni di questi. Vabbè, è un giovane, è un giovane. Dai, un giovane consiglio, vai, anche due. Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgo Taranto. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocar o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24/24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car, autocarrozzeria Borgo Taranto, veloci e professionali. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Valditaro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Valditaro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna, macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. Caffè dintorni, vendita a capsule, macchine per caffè e solubili, a partire da Euro 19. Da noi puoi trovare Caffitali, Italy, S Caffè, Covim, Mocador e Caffè Toscano. Trovi anche capsule compatibili di Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza Point, Lavazza Modo Mio e Lavazza Firma. Vi aspettiamo in via Nazionale 36 a Borgo Valditaro. Una grande novità e bevi un buon caffè. Caffè dintorni. Centro Polivalente Atlantide a Bedogna in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno. Camping per il vostro relax in un ambiente unico. Tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedogna. Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà. Dalla passione per la moda e l'amore per i bambini nasce Dudu, abbigliamento 0-16 anni. Il negozio è piccolo ma accogliente, caldo, come se fosse casa. Un luogo fatto di fiabe dove tutto è animato, colorato al punto giusto, con piccoli dettagli che sanno fare la differenza. Dudu cerca di accogliere e sorprendere con gentilezza tutti i suoi ospiti. La selezione di marchi è ricercata e si distingue dal solito. Passa da prestigiosi marchi internazionali fino al medio in Italy di eccellenza, tra i quali Guess, Liu Jo, Fred Mello, Bisou, Please, Dixie, Iros, Pyrex, Scout e le scarpe Two Stars per femmine, maschietti e, perché no, anche per le mamme più fortunate. Iniziare bene la giornata è importante, Bar Boomerang. Le vostre colazioni, i vostri aperitivi, soli o con amici, o semplicemente un momento di relax, Bar Boomerang a Borgo Taranto. Bar Boomerang è pieno di proposte, dalle caldissime crepes ai panini davvero sfiziosi e tantissimo altro. Lo sportivo può inoltre vedere tutti i grandi eventi in diretta TV. Bar Boomerang a Borgo Valditaro, Piazza Lauro Rossi 5, per scoprire un mondo magico. Bar Boomerang, la scelta giusta. Ok, allora siamo ormai nel ras finale, stiamo per salutarci, ma il tempo per qualche domanda c'è ancora. Visto che abbiamo parlato poco del tuo Valgotta, ti chiedo soltanto, delle squadre che hai incontrato, delle tre squadre, ecco, chi? C'è una squadra che hai subito maggiormente per il suo gioco o per i suoi giocatori di classe oppure o non so per altri motivi, delle tre? Io col Bedogna non c'ero. Berceto è una squadra forte, sicuramente
Non so poi se ci mancavano gente o no, perché adesso no, tutti, è difficile sapere, però era una squadra quadrata, una squadra con dei valori, fisicamente messa bene, con un bravo allenatore, che a tratti ci ha messo in difficoltà, però ce la siamo giocata, anche perché 2-0, poi siamo andati sul 2-1, siamo rimasti in 10 e sul 2-1 abbiamo avuto l'opportunità di pareggiare e poi abbiamo preso gol al 94esimo, quindi non hanno fatto una passeggiata. Ieri io sono convinto che se il Valgotra fosse venuto a casa con un pareggio non sarebbe stato contento, in base al gioco che ha fatto, in base alle occasioni che ha avuto, è venuto a casa con neanche un punto, perché loro su un calcio d'angolo regalato dall'arbitro, regalato, hanno fatto gol su una dormita nostra, su un errore nostro, un calcio d'angolo regalato. A noi sono stati annullati un gol per fuorigioco che poteva esserci e un gol annullato che non si sa per cosa. E il loro portiere ha fatto, il loro portiere si gioca nel Bardi logicamente perché è il suo, ma ha fatto 3 se non 4 parate determinanti e Colla ha fatto ha preso 2 palloni in uscita alta e ha smanacciato un cross nel secondo tempo. Tutto qua. Però logicamente nel calcio chi fa gol vince, loro hanno fatto gol, noi non l'abbiamo fatto, hanno vinto loro. Però non lo so, ieri sinceramente c'è tanto amaro in bocca, perché quando fai una partita così non raccogli niente, o sei sfortunato oppure l'annata purtroppo così, a volte ci sono le annate, che giochi bene e non raccogli niente. Speriamo che sia solamente sfortuna, che non sia l'annata dove non raccogli niente. Questo la commentate come ne avete voglia, io non so chi sia, comunque la leggo perché è giusto leggere i messaggi fino in fondo, e dice: noi avevamo parlato di tanti giocatori e abbiamo tralasciato uno che non dovevamo mai farlo, può anche essere che abbia ragione, e il nome che noi non abbiamo fatto è Franco Baresi, che cioè, insomma, è un giocatore che dico, ha fatto di tutto di più, ha vinto di tutto di più. Abbiamo parlato di tanti giocatori e non abbiamo menzionato Baresi, però non abbiamo menzionato neanche Maradona, neanche Ronaldo, neanche Messi. Sì, non sono che abbiamo menzionato di giocatori. Abbiamo menzionato i giocatori di Serie A. Giocatori non lo so, io ho citato Pelé, però non so. In una... No, ma ha sicuramente ragione, abbiamo parlato un po' del Milan e magari abbiamo detto, però ma rimane una bandiera, Baresi, Franco Baresi rimane una bandiera senz'altro, non c'è, ma nessuno sta discutendo Franco Baresi, ma abbiamo parlato del Milan attuale, quindi Baresi penso che non giochi più, purtroppo. Io da milanista non lo vedo più Baresi. Indiscutibile il valore del giocatore, dell'uomo. Comunque era giusto leggerlo, sì, logicamente legge. Allora poi ci siamo dimenticati di Maldini, di Gullit, di Van Basten, di Rijkaard, di tutti, di Massaro, di tutti quelli lì. Però se, logicamente non abbiamo parlato assolutamente di giocatori di quell'epoca. Chiudo con te per quanto riguarda te, con la Valtarese, tu l'hai vista dove hai potuto, ecco, dove ha, se ha qualche problemino in più? Io l'ho vista con la Calestanese. A me è piaciuta, devo dire la verità, ha fatto un primo tempo importante con dei ragazzini, perché non c'era neanche Derek, non c'era Micheli in quella partita lì, quindi giocavano tutti i ragazzi ultra giovani. Ha avuto un sacco di occasioni, è andato vicinissimo al gol, poi un traversone, ha preso un gol veramente... ci può stare, però non ha mai rischiato minimamente anche di prendere, cioè la partita l'ha sempre condotta la Valtarese, ha sempre giocato, ha cercato di giocare a palla a terra possibilmente sul campo sintetico dove si può giocare a pallone, si può giocare a palla a terra. È chiaro che cioè, il ragazzino ti può dar tanto, ma in certe situazioni uno come Derek trova sempre la via di fare qualcosa, di inventarsi qualcosa, di...
però devo dire la verità che a me non è dispiaciuta la Valtarese contro la Calestanese. Meritava, poi abbiamo sbagliato tra l'altro un rigore, però ti dico la verità, i rigori sono più difficili di quanto sembra. Non discuto, ci mancherebbe altro uno. Perché tutti ridono, però ho visto fior di giocatori sbagliare dei calci di rigore. Ma non voglio neanche discutere, ci mancherebbe. Io intendo che. La Valtarese, quando l'ho vista in campo con tutti questi giovani qua, ho detto: cavolo, ti ricordi cosa avevo detto? Abbiamo perso i 95, 96, 97, 98, 90. Adesso siamo ai 2002. Io spero che tengano, cioè che questi giocatori rimangano un po' alla Valtarese, cioè che quando siano maturi poi si possa fare un salto di qualità, cioè nel senso che a me piacerebbe quello, poi vedremo, perché sai, insomma, la società deciderà per il meglio sicuramente. Un saluto per chiudere. Saluto a tutti i tifosi della Valtaro, di tutti gli sport, e ci vedremo presto, speriamo al più presto negli stadi, nelle palestre, nelle piscine, dappertutto, di riempirla ancora nel 2021, come dicevamo, ma anche prima, speriamo. Piero, saluto. Ringraziamento. Speriamo di vederci presto al campo o in palestra o dove ognuno è abituato ad andare, e finisca tutto presto e che ci ritorniamo a divertire e a essere più felici di quel che siamo oggi. Bene, l'appuntamento con Punto Sport a lunedì con il grande ospite Gianmarco Bozzia, e non solo, perché c'è un altro ospite di cui non vi dico nulla. Va bene? Buona serata, grazie.